Allora, prima Grazzo abbiamo definito le serie assolutamente convergenti. Allora, vogliamo dimostrare che se una serie è assolutamente convergente e anche convergente. Allora, cominciamo prima come lemma a mostrare il criterio di Cauchy per la convergenza di una serie. Allora, vi ricordo, questa è la serie. Poi ho le somme parziali. Allora io so che la somma della serie fa S se e solo se, vi ricordo che questa è la definizione, il limite di S con N vale S. Ma dire che una serie, che una successione è convergente per le successioni di numeri reali equivale a dire che la successione di Cauchy. Cosa significava che la successione era di Cauchy? Se e solo se per definizione, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice n tale che se n, per comodità scrivo n maggiore di m maggiore o uguale di n, normalmente scriviamo n ed m maggiore di n, ma stavolta scrivo n maggiore di m maggiore o uguale di n, cioè scelgo qual è l'indice più grande. Allora s con n meno s con m è minore di epsilon. Questo a livello di serie come si traduce? Se e solo se la somma per k che va da 0 fino a n degli a con k meno la somma per k che va da 0 ad m degli a con k è minore di epsilon. Cioè se e solo se la somma per k che va da 0, scusate, da m più 1 fino a n degli a con k è minore di epsilon. Allora, lo ripeto, io voglio stabilire quando converge una serie. Allora, per definizione una serie converge se solo se il limite delle somme parziali fa S, ma per una successione, la successione delle somme parziali, essere convergente, successione di numeri reali, equivale al fatto di essere di Cauchy. Se vi ricordate, una successione convergente era di Cauchy, viceversa una successione di Cauchy di numeri reali convergeva in R, mentre in Q non era vero. La successione di Q di Cauchy poteva convergere in uno spazio più grande in R, però per i numeri reali valeva. Quindi convergente equivale al fatto di essere di Cauchy. Ma se vi ricordate, la definizione di successione di Cauchy era: per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un n tale che se n maggiore di n maggiore o uguale di n, questa differenza è minore di epsilon. Traduciamo scrivendo cos'è una somma parziale, otteniamo questa cosa minore di epsilon. Adesso lo riscrivo più sinteticamente. Allora, questo si chiama criterio di Cauchy per la convergenza di una serie. Quindi io so che una serie qualunque, questo vale per una qualunque serie, somma per n che va da 0 a più finito di a con n, è uguale a s numero reale. Quindi una serie converge
a una somma finita, quindi il caso dobbiamo dire che converge, se e solo se, e questo non è una definizione ma è un teorema, è la somma, diciamo il riassunto di quello che abbiamo detto sopra, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice n tale che se n è maggiore di m maggiore o uguale di n, allora la somma del k che va da m più 1 fino a n degli a con k in valore assoluto è n. Adesso cancello quello che cancello le prime due righe, cominciamo dalla prima in alto. Allora, noi sappiamo che vale questo criterio di Cauchy. Una serie converge se e solo se vale questa condizione. Adesso applichiamo lo stesso criterio alla serie degli a con n presi in modo assoluto. Sempre per il criterio di Cauchy. Adesso prendiamo la stessa serie con i valori assoluti. La serie con i valori assoluti converge, in questo caso mi basta scrivere, dire che converge non mi serve più dire appartenente a S, uguale a S appartenente a R, ma basta dire minore più infinito qua, perché sono una serie di segno costante. Quando? Se e solo se per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice n tale che se n è maggiore di m maggiore o uguale di n, allora la somma per k che va da m più 1 ad n di a con k è il valore assoluto. Uno dice ci dovresti mettere valore assoluto anche qua fuori, è inutile perché già sono valori assoluti, quindi è tutta roba positiva, quindi è inutile mettere un ulteriore valore assoluto se tutto questo è minore di x. Allora, guardate, abbiamo mostrato il criterio di Cauchy che la serie senza valori assoluti converge se viene soddisfatta questa condizione qua. Applicando nuovamente il criterio di Cauchy ma alla serie di valori assoluti, quest'altra serie converge se solo se viene soddisfatta questa condizione qua. Ora, secondo voi, qual è la condizione più facile da soddisfare? È più facile da soddisfare questa o questa sotto? No. Se questa è minore di epsilon, allora, osservazione, il valore assoluto di una somma com'è rispetto alla somma dei valori assoluti? Chi è più grande? Questo o questo? Questo è più grande? Qua no. Disuguaglianza triangolo? Il valore assoluto della somma minore uguale alla somma dei valori assoluti. Abbiamo dimostrato per due, ma è chiaro che si vale anche per più. Fai tu alla, aggiungi una alla volta. Il valore assoluto della somma è minore o uguale della somma dei valori. Quindi è chiaro che se quello di destra è minore di epsilon, è minore di epsilon anche quello di sinistra. Viceversa, può capitare che questo sia minore di epsilon e questo no. Allora, quindi
se la serie converge assolutamente, vale questa condizione, ma se vale questa condizione, questa è più piccola di questa, è meno di epsilon, quindi vale anche questa condizione. Quindi la serie converge anche se ci togliamo i valori assoluti. Al contrario, abbiamo visto stamattina che somma di meno 1 alla n su n senza valori assoluti converge per Leibniz, con i valori assoluti diverge. Quindi l'implicazione è stretta. Quindi vedete, supponiamo adesso che la serie converga con i valori assoluti, allora è soddisfatta questa condizione, ma se questo è minore di epsilon, anche questo è minore di epsilon, ma se questo è minore di epsilon, allora è soddisfatta questa condizione, e allora la serie converge anche senza valori assoluti. Quindi se volete lo scrivo formalmente, ma insomma penso che anche a parole, se volete lo andate a rivedere su web. Quindi dal confronto di queste due condizioni segue immediatamente come corollario che se una serie converge assolutamente, converge anche, si dice semplicemente, quando una serie converge senza valore assoluto si dice converge semplicemente. Viceversa, ci sono serie che convergono semplicemente senza convergere assolutamente. Quindi si può dire che per esempio la serie di stamattina era una serie convergente ma non assolutamente convergente, che sembra un po' un ossimoro in italiano, cioè una contraddizione, ma non è così, date le definizioni in maniera. Io non ho detto convergente ma assolutamente non convergente, ho detto convergente ma non assolutamente convergente. Assolutamente convergente sta tra virgolette. Ok, quindi abbiamo visto che ci sono le serie assolutamente convergenti. Ora per quanto riguarda le serie assolutamente convergenti vale la proprietà commutativa. Cominciamo per vedere che vale la proprietà commutativa, ci sono vari modi di dimostrare, però faccio questa dimostrazione qui che non solo è un po' più semplice, ma mi serve pure per capire quel discorso che facevo stamattina, diciamo quando la serie magari non è assolutamente convergente ma soltanto, diciamo, il serbatoio positivo e il serbatoio negativo valgono più o meno. Mi spiego meglio. Io ho una serie ok? Allora chiamo C con N uguale A con N il massimo tra A con N e 0, mentre chiamo, questo qua vuol dire il massimo tra A con N e 0. Quindi attenzione, questa serie prende tutto ciò che è negativo e lo rimpiazza con 0. Poi prendo D con N e prendo il minimo tra A con N e 0. Allora, se io faccio C con N più D con N, oppure chiamiamo meno il minimo tra A con N, meno questo minimo. Adesso, secondo voi, se faccio C con N più D con N, se faccio C con N meno D con N, quanto fa? Vediamo se avete letto bene. Immaginate di metterci non fa 0, a meno che
uno solo di questi due fa 0, se A con N è diverso da 0. Se A con N fa 0 sono tutti quanti 0, ma se A con N fa 5, C con N quanto fa? Fa 5, e D con N fa 0, che in meno ho messo dopo, perciò ci ho messo la parentesi per evitare equivoci. Quindi allora, se fa, se A con N fa 5, questo viene 5, questo viene 0, la somma fa 5. Se A con N è uguale a meno 7, questo fa? Questo fa? 7, perché ci ho cambiato segno. Adesso, questo quando fa? No, questo fa il valore assoluto di A con N, questo fa A con N. Allora, se ci fate caso, se fate la sottrazione, quello quando faceva 5 faceva 5, 5 meno 0 fa 5. Quando faccio la sottrazione fa 0 meno 7 fa meno 7, che è quello di A con N. E quindi qua viene sempre A con N. In quest'altro caso invece cambia segno quando A con N era negativo, e quindi viene esattamente, se era 5 rimaneva 5, se era 7, se era meno 7 diventava 7, più 7. Ah, basta osservare che questi due numeri sono sempre positivi, sempre maggiore o uguale di 0, quindi la loro somma è sempre maggiore o uguale di 0. Tanto uno deve fare, se poi andate a fare i conti, uno fa il valore assoluto, l'altro fa con esso. Chi può fare il valore assoluto? Questo qua, perché sono somma di due numeri positivi. Okay. Ah, quindi attenzione che non è corretto dire che C con N, vabbè, C con N, quindi abbiamo due serie, la serie dei C con N e la serie dei D con N. Ora io mi domando che relazione ci sia tra queste due cose. Allora, cominciamo a vedere cosa, che relazione c'è tra queste tre. Queste sono tutte e tre serie a temi segno costante, non negativo. La valore assoluta di A con N è non negativo, questi sono non negativi, questi sono non negativi. Siccome C con N più D con N fa con N il valore assoluto, anche quando andiamo a fare la serie rimane uguale. Come si deve intendere questa uguaglianza? Se ambedue sono finite, la serie è assolutamente come? Se una delle due fa più infinito, diverge, queste possono solo divergere positivamente, allora anche la serie di partenza non era assolutamente convergente, perché quando andava a fare la serie di valori assoluti divergeva positivamente. Questo basta fare le somme parziali e poi fare il limite. Siccome sono tutte successioni monodi, quindi chi mi dice là, il limite della somma con la somma dei limiti. E vale anche nel senso che basta che uno di questi due diverga, uno di questi due limiti fa più infinito, che il limite della somma deve fare, che è più grande, deve fare più infinito. È chiaro? Oh. Adesso andiamo a vedere il caso. Ecco, adesso andiamo a vedere questo qui. Quanto fa? Allora, qua faccio quattro casi. Allora, cominciamo a fare il caso. Se ambedue sono finite, la serie era assolutamente convergente. Quindi era anche semplicemente convergente, quindi convergeva pure questo. Abbiamo dimostrato 5 minuti fa. Ma questo è uguale alla differenza di questi due. Quindi la somma di questa serie è uguale alla differenza
caso qui. Ok? Quindi se la serie è assolutamente convergente, la somma della serie con i valori assoluti è la somma di queste due serie. La somma della serie senza valori assoluti è la differenza di queste due serie. Delle somme di queste due serie. È tutto banale. Va tutto bene. Assolutamente sì, se questa convergeva, questa è più piccola, converge pure questa è più piccola di questa e quindi converge pure questa. La serie è assolutamente convergente se e solo se sono tutte e due convergenti. Se una di queste diverge, questa qua deve divergere per forza, è più grande. Chiaro? Poi, secondo caso, anzi lo faccio qua sotto, metto un'altra freccia. Secondo caso, quanto fa? Io dico fa più infinito se somma di C con N fa più infinito e somma di D con N è migliore di infinito. In questo caso diverge solo una. Diverge quella delle parti positive. Chiaro? E allora quando andate a fare A con N, che è la somma di due, andate a fare le somme parziali, il limite della somma è ancora uguale alla somma di limiti, nel senso che questa non è le somme parziali, il limite delle somme parziali non sarà una forma indeterminata. Le somme parziali sono fatte da due pezzi, uno che va a più infinito e l'altro che va a un numero finito. La differenza, se una successione va a più infinito e l'altra va a un numero finito, la differenza converge, diciamo diverge a più infinito. Analogamente farà meno infinito se questa è finita e questa scusate, se questa è finita e questa è più infinita. Sempre perché è la differenza. Allora, stop. Le somme parziali della prima tendono al numero finito, le somme parziali della seconda tendono al più infinito. La differenza delle somme parziali, diciamo, la somma parziale della prima meno la somma parziale della seconda tenderanno a quel numero meno una cosa che va a infinito e quindi tenderanno a meno infinito. Quindi non ci sono. Ultimo caso, se sono infinite entrambe. Tre punti di domanda, nel senso che può fare quello che gli pare, perché in questo caso divergono tutte le somme, sia le somme parziali di queste che le somme parziali di queste, ma le somme parziali di A con N sono la differenza delle somme parziali della prima meno somme parziali della seconda, e quindi sono la differenza di due successioni divergenti entrambe. Quindi abbiamo esattamente il caso, come si chiama? Della forma indeterminata. Più infinito, meno infinito. E abbiamo visto che se abbiamo una forma indeterminata, questa si può sciogliere in modi diversi. A seconda dei casi, qua ci potrà essere, potrà succedere che converge, potrà succedere che diverge, potrà succedere che non converge, può succedere quello che gli pare. Quindi il caso pericoloso è quando la serie con i valori assoluti diverge, ma perché divergono entrambe queste. In questi casi, riordinando la serie, è come qua, diciamo, quello che vi ho detto, quando i due serbatoi sono uno più infinito e l'altro più. A quel punto, riordinando la serie, seguendo la strategia che abbiamo iniziato stamattina, potrei far uscire quello che mi pare, oppure già così come stava poteva uscire qualcosa, diciamo, di non prevedibile, perché appunto è una forma indeterminata del tipo più infinito meno infinito. Adesso andiamo a vedere che c'entra tutto ciò con la proprietà commutativa. C'entra perché se io adesso vado a fare se io vado a fare
A con phi di n, questo ovviamente è uguale a C con phi di n più D con phi, anzi meno D con phi di n. Ma no, questo valeva per ogni n, quindi se al posto di n ci metto l'indice phi di n, vale ancora. Mentre A con phi di n in valore assoluto è uguale a C con phi di n in valore assoluto più D, scusate, qua non serve in valore assoluto, con phi di n. Quindi se io adesso vado a fare sommatoria di per n che va da 0 a infinito di A con phi di n in valore assoluto, questo è uguale alla sommatoria per n che va da 0 a infinito di C con phi di n più la sommatoria per n che va da 0 a infinito di D con phi di n. Entrambe queste serie in realtà mi insegnano la negativa. Questo vale per tutti gli n, quando faccio le serie faccio le somme parziali, passo la linea e vado. Chiaro? Beh, a questo punto io mi ricordo che per le proprietà, per le serie a termini di segno non negativo, la proprietà commutativa vale. Quindi questa è uguale a questa. La seconda è uguale a questa. E questa somma è uguale a questa. Quindi, riordinando i termini, dice la serie a termini di valori assoluti cos'è? È la parte positiva più la parte negativa. Allora, riordinando le parti positive, riordinando le parti negative e risommando, si ottiene la serie a termini di riordinando i termini. Allora, questa, la somma di queste, qua la somma di queste due, ma queste riordinate parallelamente con lo stesso riordinamento non mi facevano cambiare la somma né della prima né della seconda, e quindi la somma di quelle non, diciamo, di partenza era uguale alla somma di diagonali di valore. Quindi semplicemente è difficile ripetere in un modo più semplice, il concetto è molto semplice. Queste si spacchettano la somma di due serie positive, il riordinamento agisce sulle due serie, nel senso che il riordinamento della somma è la somma dei riordinamenti, questa è la somma, questo è il riordinamento della somma, questa è la somma dei riordinamenti. E a questo punto, siccome i riordinamenti conservano la somma su ciascuna delle due serie, questa è uguale alla somma, di queste altre due serie, che è uguale alla somma della serie di partenza. Fine della trasmissione. Adesso andiamo a vedere invece che succede, a somma senza valore assoluto. Allora, supponiamo, adesso dobbiamo fare anche qui quattro casi. Primo caso, questo era uguale a somma convergente, voleva dire che queste due serie erano tutte e due finite. Allora è chiaro che riordinando, siccome le serie sono tutte e due
a termini segno non negativo, la somma della serie rimane uguale. Ma in, diciamo, siccome la serie è assolutamente convergente, questa qui riordinata rimane assolutamente convergente, la somma di queste è uguale alla differenza di queste, che era uguale alla differenza di quelle di prima, perché era tutto finito, quindi riordinando separatamente le due serie e poi rimettendo insieme, stavolta con la somma invece che con l'addizione, con la differenza invece che con l'addizione, allora la cosa funziona lo stesso. Questo quando è che fa più infinito? Se questa fa più infinito e questa fa è finita. Ma siccome queste si possono riordinare e non cambia la somma, voleva dire che questa faceva più infinito e questa era finita. Quindi se e somma per n che va da 0 a infinito di con n era minore di più infinito. Cioè lo stesso caso di prima. Quindi se parto da un caso in cui faceva più infinito, riordinandola continua a fare più infinito, continua a divergere positivamente. Perché? E beh, le parti positive sono il riordinamento di una che diverge positivamente e diverge positivamente. Le parti negative sono il riordinamento di una che converge al numero finito e converge allo stesso numero finito. La differenza continuerà a divergere positivamente. Analogamente avremo che varrà ancora meno infinito se le parti positive sono finite, la serie delle parti positive dà una somma finita e la serie delle parti negative invece fa più infinito. Quindi sostanzialmente in questi tre casi potete riordinare tutto quello che vi pare e il comportamento non cambia. Perché se la somma era finita e la serie è assolutamente convergente, riordinandola la somma non cambia, rimane uguale. Cioè qua mi sono dimenticato di dire che questa somma è uguale alla somma degli a con n, perché c con n meno d con n fa proprio a con n. Quindi vedete, somma di a con n prima, somma di a con fi di n dopo, riordinandola la somma della serie non cambia. E se faceva più infinito? Beh, riordinando la somma della serie non cambia, continua a fare più infinito. E se faceva meno infinito? Però più infinito e meno infinito, attenzione, non è più infinito, poteva fare pure nell'ultimo caso, e il caso faceva più infinito perché questa diverge e questa no. Allora se la prima diverge e la seconda no, fa più infinito e continuando a riordinare fa sempre più infinito. Se questa divergeva e questa no, sia prima che dopo continua a fare a meno infinito. E nell'ultimo caso, quello che mi pare, fa quello che mi pare, nel senso lo posso decidere io, l'abbiamo visto stamattina. Se partivo da una serie dove divergevano entrambe, con un'opportuna strategia facevo uscire lambda, e lambda era un numero arbitrario, e potevo far uscire anche più infinito oppure meno infinito. Quindi non è, diciamo, è meno complicato di quello che ha fatto. Adesso, corollario, allora, dobbiamo dare prima una definizione e quindi scriviamo il corollario. Questa è l'ultima cosa che scriviamo sulle serie di teoria, e poi possiamo fare solo esercizi. Allora, una serie si dice incondizionatamente convergente
Sesto Mosè. Riordinandolo in modo qualunque, la serie converge sempre. Un'applicazione che riordina gli indici in maniera più univoca, Fi, si chiama riordinamento. Quindi per ogni riordinamento Fi, la serie ottenuta riordinando i termini converge. Questa è la definizione. Andiamo a vedere quali possono essere le serie incondizionatamente convergenti. Possono essere queste? Può essere questo caso qua? No, perché in questo caso qua tutte le serie ottenute riordinando i termini vanno meno infinite. Tutte. La prima e tutte quante le altre. Può essere questo caso qua? No, perché tutte queste ottenuti riordinati i termini fa tutto e più infinito. Può essere questo caso qua? No, fa quello che mi pare, quindi può fare anche più infinito. Però può essere. Ma questo dice per ogni riordinamento. Io trovo un riordinamento dove quella va più infinito, diverge. E allora questo non va bene, non è possibile. Quindi qual è l'unico caso rimasto in piedi? Il primo. Corollario? Corollario non della definizione, corollario di quello che abbiamo osservato prima. È incondizionatamente convergente se solo se è assolutamente convergente. Non solo, quando abbiamo a questo punto, essendo assolutamente convergente, quando riordiniamo i termini, possiamo ulteriormente precisare che la somma non cambia mai. Se faceva S, continuerà. Qua c'è scritto solo che converge, che è sempre un numero reale. In verità, dopo aver fatto questa osservazione, possiamo dire che se una serie è incondizionatamente convergente, in qualunque modo la sommo, siccome è assolutamente convergente, in realtà, comunque io riordino i suoi termini, allora la serie continua a convergere alla stessa somma. È chiaro? Questo è tutto quel che avevo da dire sulle serie. Andiamo a dire su. Va bene, 5 minuti e poi facciamo.